Buongiorno, ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Stamattina la giornata è iniziata alle 8. Abbiamo già fatto colazione, i bimbi piccoli hanno già fatto la pipì e la pupù nel vasino, sono troppo contenta. Oggi giornata un pochino più impegnativa perché devo portarla a Susy da un'educatrice per fargli fare un ripassino dell'anno che è appena passato. Quest'anno inizia la quinta, quindi maestra mi hanno consigliato di fargli fare un ripassino. Quindi quest'estate maestra privata per Susy, quindi insomma mi occupa questa nuova cosa un bel po' di tempo perché fa tutte le volte 2 ore, quindi devo stare fuori. Meno male c'è vicino un parco giochi, quindi porto gli altri bimbi al parco giochi e lei va dalla maestra, dall'educatrice, quindi ok, riesco a gestirmi, però comunque mi impegna un bel pezzo di giornata. Poi stasera dobbiamo andare anche a Piacenza perché la Susanna ha il galà e quindi dobbiamo andare a Piacenza perché deve fare appunto questo saggio estivo, quindi insomma giornata impegnativa, impegnativissima. Infatti starete con me da adesso fino a stasera. Non so cosa registrerò, come ormai lo sapete tutti i miei video, perché i miei video sono abbastanza caserecci. È un modo per condividere esperienze, per confrontarci, per tenerci compagnia, niente di professional. Quindi anche oggi un altro vlog che a me piace chiamare oggi così, perché alla fine non so mai cosa succederà, non so mai cosa registrerò, quindi sempre una sorpresa sia per me che per voi. Comunque questo è tutto e basta, mi sono già preparata. Ah sì, come in tantissimi mi chiedete: Vale, facci vedere come ti vesti per prendere ispirazione. Allora, ok, da me c'è poco da prendere ispirazione perché io mi vesto come mi va, non seguo la moda, non seguo i trend, mi vesto come mi sento bene io, mi vesto come piace a me, insomma. Quindi se volete prendere ispirazione, ottimo, però insomma io non seguo mode, trend, queste robe qui. Comunque, basta ciance, finisco di preparare tutti e quattro i bimbi, chiudo casa, porto dentro i cagnolini e siamo pronti per incominciare questa giornata. Allora, il mio outfit di oggi, sì lo so, non fateci caso, devo ancora stampare le foto perché sono indecisa, io bilancia eterna indecisa, quindi ancora non so che foto mettere, saranno passati anni e ho, guardate, questo è mio marito da bambino, guardate. Come passano gli anni. Comunque, ritorniamo all'outfit. Adesso mi leggo i capelli perché fa troppo caldo, io qui soffro di caldo. Ho tolto gli orecchini perché non lo so, non mi andava più, non avevo più voglia di orecchini. Allora, i miei soliti braccialetti, il mio solito smartwatch. Non porto gli anelli in questo periodo perché sto bevendo tantissimo e mi si ingrossano le dita, poi non riesco più a toglierli. Io l'anello che mi stringe mi muove il sistema nervoso, quindi zero anelli, anche la fede l'ho tolta. Poi questa magliettina di Yujo, credo, non lo so, me l'aveva regalata tempo fa mio marito. Tempo fa riuscivo a riempirla meglio, ma dopo 4 bambini allattati la maglietta la riempio di meno. Però mi piace perché è stile impero, quindi camuffa un po' la pancetta. Donna in jeans, semplicissima, a vita alta. E queste ciabattine, sandaletti della Hawaiian, che da quando li ho presi 2 anni fa, mi pare, o l'anno scorso, al mare, li porto sempre. Sono carini, sono pratici, sono comodi, sono belli perché sono brillantinosi e mi piacciono un sacco. Adesso sistemo i bimbi, metto le scarpe ai bambini e andiamo. Susy, saluta. Ciao. Cosa hai trovato? Staccalo. Anch'io. Tutto pieno di fiori bianchi. Fa vedere? Fa vedere. Fallo vedere i tuoi fratelli. Guarda che bel fiore bianco che hanno trovato.
Bravo! Ciao! Attaccati Mattia! Mattia, attaccati! Bravo! È bello! Veloce! Uno più veloce! Vai! Buonasera ragazze, allora siamo al Gran Galà, piazza Cavalli è piena di gente. E per piena intendo pienissima. La Susanna è in pista a pattinare, io sto cercando il marito che si è perso. Io ho perso il marito. Forse è di là, andiamo a vedere. Ecco, ho trovato il marito. Tutto bene? Direi di no, da quel che vedo. Finiremo per mezzanotte e io direi che sarebbe il caso che tu andassi a prendere una birretta. Mamma mia. Guarda qua, truccata. Sei truccata? Sì. Ah, questa birra? Sì, grazie. Sì. Mai. Rebecca Tarlazzi, campionessa del mondo in carica, e due coppie che vogliamo presentare strada facendo. Ma soprattutto abbiamo dei partner molto importanti. Di cosa mi vedi? You got nothing. And she got all. Money. So cold and lonely. Approvitato d'uso. My tears in your store. On another love. Another love. My tears in your what you say? No. Grazie. Cosa non si fa per una carrezza, vero? Dai. Ti stai divertendo? Beh. È bello ogni tanto fare una serata. È rilassante non avere i cervelli. Beh, ma una serata anche senza Susi, Giulio. Quanti figli abbiamo? Allora, Susi, Giulio e Dio, sì, ok. No, dicevo, interessante, giusto? Giusto. Grazie per il mojito. Lo vedi tutto? Eh? Ma dico, lo vedi tutto? È abbastanza leggero. No. No? Complimenti alle piacentine, perché c'è un livello di forma notevole. No, intellettuale dico. Sì.
Sì. Sto imitando te. Io non faccio così. Hai bevuto? Assolutamente no. Queste sono scuse per dire che faccio lo stupido e quindi invece no.